un evento diffuso sull'agroalimentare siciliano. Questa è stata la prima edizione di Mangia Sano Italia, che si è svolta nel borgo medievale di Erice e conclusasi l'1 maggio. 10 giorni, 5 location, 8 performance culinarie tenuti da rinomati chef che hanno realizzato piatti tipici della tradizione siciliana, a volte rivisitati con nuove ed interessanti varianti, narrando la storia, il territorio, gli aneddoti e le materie prime dietro ogni ricetta per coinvolgere il giovane pubblico in un live show. Oltre 800 piatti di degustazione distribuiti con 8 istituti scolastici di istruzione secondaria coinvolti. Tra questi, 5 facevano parte della rete nazionale degli istituti alberghieri, Trapani e Palermo, presenti alle performance degli chef nei laboratori di cucina, mentre quelli di Monza, Torino e Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce, hanno assistito ai cooking collegati da remoto. Assieme ai 4 workshop pomeridiani che si sono svolti nella prestigiosa Aula Magna Pam Dirac della Fondazione Ettore Majorana, sono state realizzate 14 ore di streaming totali per promuovere la linea di intervento dell'assessorato all'agricoltura della regione siciliana From Farm to Fork. A fine manifestazione, poi, le riprese integrali dell'evento sono state mandate in onda anche sul digitale terrestre dall'emittente Telesud, uno dei principali gruppi editoriali siciliani. Ma Mangia Sano Italia ha avuto un appendice a fine manifestazione. Mercoledì 3 maggio, infatti, presso l'Enoteca Comunale di Erice, una delle location che ha ospitato il paniere delle eccellenze individuate dal noto gastronauta e direttore autoriale dell'evento, Peppe Giuffrè, si è tenuta una reunion dei principali protagonisti della manifestazione, ancora una volta per rilanciare il progetto From Farm to Fork, anche in prospettiva futura. Tra questi c'era proprio lo chef trapanese, che ha deliziato i presenti con uno dei suoi marchi di fabbrica, la cassata siciliana, brandizzata per l'occasione. Giuffrè ha rimarcato il valore dell'iniziativa, non senza un pizzico di emozione. Con Peppe Giuffrè, Mangia Sano Italia, Erice, fino praticamente al 1° di maggio, parleremo di cose molto belle che ti riguardano da vicino. Ma molto da vicino, perché correvano gli anni, il 1937, in via Albertina degli Abbati, mia nonna trasformava una taverna in bottega del cucinato, e quindi per me è un ritorno alle origini, un ritorno dove viene la pelle d'oca, dove il cucinato, quello che io amo, viene osannato, direi. E quindi avere tutti questi grandi ospiti del mondo della gastronomia è qualcosa di straordinario. Erice che si propone per quelle che sono le manifestazioni che fanno bene al cuore, ma principalmente al palato. All'Expo Village dei Sapori, invece, i produttori della filiera agroalimentare hanno esposto nella centralissima piazza loggia del borgo medievale una selezione di prodotti DOP, IGP e tipici per far conoscere le tante eccellenze agroalimentari del nostro territorio, scrigni di storia e artigianalità alle migliaia di turisti presenti durante la kermesse, sfruttando i ponti del 25 aprile e 1 maggio, che hanno potuto acquistare e assaporare le specialità siciliane selezionate tra il ricco paniere dei prodotti tipici della Sicilia occidentale. Un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Erice, che è stata in questi mesi in prima linea per sostenere il progetto Mangia Sano Italia. Alla serata era presente Rossella Cosentino. L'amministrazione comunale ericina è certamente orgogliosa di essere partner strategico di Mangia Sano Italia, Festival dell'Enogastronomia, un evento culturale di grande valenza etica e sociale che celebra la valorizzazione, la promozione e la tutela dei prodotti agricoli e dell'agroalimentare, che ha messo Erice per la prima volta come punto di riferimento per le eccellenze del nostro territorio, valorizzando quei prodotti che sono rispettosi della nostra salute, rispettosi dell'ambiente in cui ci troviamo e che consente ai nostri giovani di guardare a un futuro con una prospettiva sicuramente più ottimista. Mangia Sano Italia, anche se alla sua prima edizione, si è rivelata strategica anche dal punto di vista turistico, attraverso l'allestimento di questo villaggio espositivo, il villaggio del gusto, a Piazza della Loggia, ha contribuito ad arricchire l'offerta turistica ai diversi visitatori provenienti da diverse regioni d'Italia, ma anche nazioni d'Europa, che sono fatti avvolgere da questa atmosfera fatta di profumi, odori e sapori caratterizzati dalle eccellenze del nostro territorio.
visto i successi della prima edizione, possiamo anche essere ambiziosi e prospettare, diciamo, un raggio d'azione molto più ampio per la prossima edizione, che coinvolga, perché no, non solo l'Italia, ma a questo punto l'Europa intera, attraverso il coinvolgimento delle scuole, degli istituti alberghiero, delle varie nazioni. E perché no, esortare l'Italia e l'Europa a questo punto non solo ad adottare un regime alimentare sano, ma anche uno stile di vita che sia salutare, che tenga conto anche della compagine sportiva, e questo certamente potrebbe tramutarsi nel vantaggio e il benessere psichico e fisico. Ancora una volta a gestire egregiamente le prelibatezze culinarie nella serata finale per la valorizzazione dei prodotti che hanno fatto parte del progetto From Farm to Fork sono state le brigate dell'Istituto Alberghiero Ignazio Vincenzo Florio. Una nuova occasione per ribadire l'importanza di questo tipo di appuntamenti per il percorso formativo degli alunni degli istituti di istruzione superiore che sforneranno, è proprio il caso di dire, il futuro settore professionale che dovrà valorizzare le eccellenze gastronomiche nella nostra terra per i palati di tutto il mondo. Questi giorni tutto questo è stato messo in tavola, se vogliamo utilizzare questa metafora, perché si sono articolate le nostre, diciamo, preparazioni attraverso racconti meravigliosi, ricordi, testimonianze, studi anche di tipo scientifico, per cui i ragazzi hanno potuto davvero toccare con mano quanto sia importante l'enogastronomia, non soltanto per la valorizzazione del nostro territorio, ma proprio per il recupero di quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra storia. Il cibo è già un linguaggio e si traduce proprio nella spettacolarità, nella preparazione, nella gestualità, proprio nella manualità. E in questi giorni i ragazzi non soltanto hanno partecipato come, appunto, testimoni di tutto questo, ma hanno avuto modo di essere lì protagonisti in primo piano, agire insieme agli ospiti, interfacciarsi anche in maniera informale, sentire dietro le quinte quali potessero essere le difficoltà della realizzazione di un piatto oppure il recupero di alcuni prodotti. Abbiamo scoperto che la nostra pasta cullaglia è a tutti gli effetti un farmaco. Abbiamo parlato di dieta mediterranea, di salute, di bellezza, di arte. Una settimana ricchissima per i nostri ragazzi e sono contenta di averlo condiviso con altri ragazzi di altri istituti. La scuola si è fatta, appunto, promotrice di coinvolgere altre quattro scuole di regioni diverse che potessero con noi, appunto, poi interagire nella preparazione di piatti che partissero dai nostri prodotti, ma che potessero avere anche una storia diversa attraverso la tradizione delle loro, appunto, cucine, perché la cucina italiana non può essere declinata al singolare, parliamo veramente di cucine regionali e di piatti che rappresentano per ogni regione un pezzo di storia e di racconto. Appuntamento all'anno prossimo, intanto le scuole partecipanti, che mi piace ricordare, che sono una scuola pugliese, Polo Tecnico per il Mediterraneo, il Beccari di Torino e l'Olivetti di Monza, oltre all'Istituto Piazza di Palermo, che ci rappresenta anche all'interno della rete degli istituti alberghieri, in quanto, appunto, è la scuola Polo per la Sicilia. Hanno restituito un loro contributo, che è, appunto, il rifacimento delle ricette dei nostri prodotti attraverso, appunto, alcune innovazioni, possibilmente alcune contaminazioni. E questi video saranno oggetto di una valutazione da parte della commissione, che si riunirà proprio adesso a brevissimo. I vincitori, perché a mio avviso i vincitori sono tutti i partecipanti, si incontreranno a settembre, non soltanto per un piccolo tour nelle aziende del nostro territorio, ma anche perché in cucina nascono belle amicizie e chissà, possono nascere belle idee.